Ecco che cos'è successo alla coppia di Temptation Island, formata da Lino e Alessia, un mese dopo la rottura. Nella puntata di giovedì scorso di Temptation Island, durante il falò di confronto, Lino e Alessia hanno deciso di uscire separati dal programma. Subito dopo, il ragazzo ha chiesto di poter vedere la single Maika per chiederle se avrebbe avuto piacere ad approfondire la conoscenza al di fuori del contesto televisivo. Tuttavia, come annunciato da Filippo Bisciglia, Lino ci ha ripensato sulla storia con Alessia e ha così chiesto di poterla incontrare di nuovo per un altro confronto. Nella puntata di ieri sera, c'è stato quindi il secondo confronto tra i due ex fidanzati. Lino ha chiesto scusa ad Alessia spiegandole di aver capito i suoi errori e di volerci riprovare con lei. Con la single Maika ha provato delle sensazioni, ma avrebbe avuto piacere a provarle con Alessia. Temptation Island, le parole di Lino un mese dopo. Dal canto suo, Alessia, dopo aver ascoltato le parole di Lino, ha ribadito di non volerci riprovare e di non volergli dare una seconda possibilità. E, così rimasta ferma sulla sua decisione e posizione. A distanza di un mese dalla partecipazione a Temptation Island, sia Lino che Alessia hanno rilasciato un'intervista rivelando come stanno procedendo le cose. Ecco che cosa ha detto Lino. Nelle puntate ho percepito che era peggio di quello che ho vissuto. Voglio chiedere scusa ad Alessia. Io quelle cose non le volevo dall'altra ragazza, le volevo da lei. Non è una giustificazione, non ho nulla da giustificare, ho sbagliato in tutto e per tutto. Non ci siamo riusciti a capire. Ci sono stato male perché non l'avevo vista a piangere a lei e quando l'ho vista mi ha fatto male perché ho percepito il dolore suo. Non volevo finisse così, noi ci amavamo ma di nascosto. Io non lo dicevo a lei e lei non lo diceva a me. Litigavamo senza risolvere le cose, e si è creata una montagna di problemi. Ha poi continuato. Usciti dal programma l'ho chiamata per sapere come stava. Mi ha chiesto di vedermi ma non lo ho fatto. Se ci vedevamo litigavamo, ero esausto di litigare, volevo una pace, l'ho fatta stare tranquilla per decidere se voleva davvero vedermi. Lei era scossa dalla situazione, mi ha dipinto come un mostro. Dopo il programma ho capito che Alessia non mi è mancata e questa è una risposta. Io sono del Toro, sono passionale, Maika mi ha fatto capire cosa cercassi. Una ragazza che mi capisce sui problemi, farmi capire le cose pian piano, per questo mi sono avvicinato a te. Con Maika mi sono sentito inizialmente mi ha chiesto di vedermi, ma non ne sentivo la necessità. Il programma mi ha aiutato a capire che non ero felice della mia storia, che persona sono diventato più riflessivo. La situazione con Alessia al momento è conclusa, poi non si sa. Rimane sempre una porta aperta. Parentesi quadra aperta parentesi quadra chiusa. Ad Alessia auguro tutto il bene, è una persona che mi è stata vicino 4 anni, non direi mai qualcosa di negativo a lei. Le auguro di trovare un uomo che la faccia stare bene. Ora voglio stare solo, se un domani avrò un colpo di fulmine, chi lo sa, io sono anche sentimentale, non voglio solo divertirmi.